Questa è una rivista aperta a chi vuole collaborare, a chi ha idee, a chi guarda le pietre in questa direzione, a chi guarda queste pietre che però sappiano ritornare a vivere come questa sera, a chi guarda non più ai giacimenti archeologici come soltanto il ricordo del passato, ma come la possibilità di sfruttare e utilizzare la nostra storia per creare reddito e per rimanere qui in questa terra. Noi siamo abituati all'Irpinia della nostalgia, com'era bello il nostro vicolo quando la domenica mattina profumava di ragù, com'era bello, come dire, vedere le nostre strade piene di persone o delle vecchiette vestite di nero o con il fazzolettone attaccato intorno. Era bello, come si stava bene. Noi vorremmo far venire fuori i talenti di questa terra. Ce ne stanno tanti. Non sono, dicevo, soltanto i brand dell'agroalimentare di cui tanto ci riempiamo la bocca, ma sono i talenti di questa terra. E ce ne stanno tanti. Quindi all'interno di questa rivista, sia io ma anche Carlo, abbiamo ragionato su questa particolarità che credo che sia un valore aggiunto al lavoro che in questi mesi è da fuori. Io sono una voce umoristica di questa rivista, incautamente, indegnamente reclutata sulla scorta di aspettative mal riposte che hanno chiaramente subito deluse. E perciò a questo punto il discorso prosegue sulla nostra terra per diventare proprio terra-terra. E ve lo dimostro subito che non scherzo, perché lo spunto da cui voglio partire per farvi qualche bassa considerazione al riguardo è quel film che forse qualcuno di voi ricorda. È un film di inizio anni 80 di Lello Arena, che uscì nelle sale credo nell'82, per chi l'ha visto magari forse in un video adesso o l'ha visto allora, che si chiamava No grazie, il caffè mi rende nervoso, forse qualcuno se lo ricorda. Il film ha Lello Arena come protagonista e una bella comparsata di Massimo Troisi. In questo film c'è un filone su cui spesso mi capita di riflettere quando parliamo di presente, passato, futuro del territorio. Vi riepilogo velocemente la storia, che era anche un po' in anticipo sui tempi, probabilmente il primo film della storia che parla di serial killer, poi ne hanno fatti tanti, questo qua era il primo. C'è questo serial killer che si chiama Funicoli Funicolà, il quale si dedica all'omicidio sistematico di tutti i partecipanti al festival di Piedigrotta sulla motivazione, sulla scorta di una sentenza capitale che lui emette contro questi personaggi dell'arte e della cultura dello spettacolo, che è Napoli non fa da cagnare. L'etica è quella economica della grande finanza, quella che sperimentiamo poi in questi anni tristi in cui anche l'Irpinia da isola felice poi diventa isola triste, non la chiamiamo più isola felice. Ma che volevo dire? Questa Irpinia che si trova in una fase di transizione, cioè chiamiamola pure medioevo letteralmente, infatti oggi siamo veramente nel medioevo, quindi ci sembra che siamo tuffati da questo punto di vista. E il medioevo che cos'è? È un periodo in cui da un assetto si passa ad un altro. Torniamo ad un altro esempio terra-terra, Massimo Troisi e Roberto Benigni, il film Non ci resta che piange. Finiscono nel medioevo e qual è la massima preoccupazione? Che se ci prendiamo una malattia non c'è l'antibiotico, questa era la preoccupazione. Ma adesso probabilmente preoccupazioni ce ne abbiamo altre, nel senso che non c'è, loro ci avevano la peste, noi magari ci abbiamo quell'altra peste di cui parlava Nicola, che è quella della cattiva politica che non guarda ai bisogni della gente, della politica che è solo la logica dei grandi mercati, della finanza, dello strangolare l'umanità delle persone. Noi ci dobbiamo riappropriare della nostra identità attiva, come vediamo d'altronde fare in tutte le periferie del mondo. E se la comunicazione globale ci parla di eventi che sono distorti proprio, noi sappiamo per esempio che parliamo di paesi in via di sviluppo che non si svilupperanno mai, di missioni di pace che sono interventi militari,
di solidarietà internazionale che alla fine non c'è se non è servita all'economia. Allora, tutte le periferie del mondo, come dobbiamo e possiamo fare in Irpinia, come ho visto in Irlanda, in Scandinavia, nel nord della Francia, devono trovare la forza della piccola comunità per crescere su se stessi sulla base del valore autentico dello stare insieme in funzione delle esigenze umane interne e non di quelle imposte dalla e non di quelle imposte da quello che è il meccanismo vorticoso della società e dell'ordine economico internazionale.